I commissari alla sanità e i vertici aziendali hanno incontrato in mattinata il prefetto di Isernia. Il rappresentante del governo sul territorio evidentemente ha chiesto spiegazioni sulla riorganizzazione della sanità nella provincia Pentra. La delegazione, composta da Giustini, Sosto e Forciniti, ha poi raggiunto il Veneziale, dove ad attenderla c'era una folla tutt'altro che festante. Il commissario Giustini ha preferito eludere le domande dei giornalisti, guadagnando precipitosamente una porta d'ingresso secondaria. Ma senz'altro, adesso però lasciateci lavorare perché ci sono cose, queste ed altre urgenti. Chi invece si è assunto la responsabilità di parlare all'opinione pubblica nonostante il momento particolarmente delicato è stato il direttore generale Gennaro Sosto, il quale ha spiegato quale sarà il destino del centro di senologia. L'unità operativa è una per tutto il Molise, come è scritto negli atti di programmazione a livello ministeriale. C'è un'unità operativa di senologia che avrà 3 sedi in tutti gli ospedali molisani, una a Campobasso, una a Termoli e una a Isernia. Il programma che ci è stato dato a livello ministeriale è un'attività dove la chirurgia, per un numero di casistiche, perché bisogna per letteratura scientifica che ci siano almeno 150 casi chirurgici trattati ogni anno, viene fatto nel lab, nella sede centrale. Nelle altre sedi, quindi sia Isernia che Termoli, viene fatta attività di indagine con anche prelievo del campione istologico. Dopodiché il personale che interviene sia su Isernia che su Termoli potrà operare i suoi casi, che per un numero scientifico vanno fatti in un'unica sede, sulla sede di Campobasso, ossia gli operatori di Isernia e gli operatori di Termoli potranno, una volta fatto il prelievo e valutato che c'è da fare un intervento chirurgico, fare un intervento nella sede di Campobasso. Questo è stato il mandato che ci è stato affidato a livello ministeriale. Il timore dei presenti è che la soppressione di senologia sia propedeutica alla soppressione del Veneziale. Ipotesi però smentita con grande determinazione da Sosto. Stiamo facendo investimenti, stiamo facendo le sale operatorie, stiamo facendo la terza sala operatoria. Abbiamo già avuto 600.000 euro per fare il progetto, stanno partendo i cantieri. È qui che io non riesco a capire. Cioè, costituiamo l'unità operativa di senologia che non c'era e siamo attaccati. Non riesco proprio a capire qual è la situazione. Non c'era un'unità operativa di senologia, c'erano dei medici che facevano attività da una parte, dall'altra, ma non c'era una visione generale. Oggi, ripeto, il mandato che ci è stato dato lo stiamo mettendo in esecuzione, quella di costituire un'unità operativa senologica. Poi, su quale debba essere la collocazione del posto dove convergono gli interventi, questo, vi ripeto, questo è stato demandato a livello di operatività da un piano che io ho ereditato, nel senso non c'ero neanche quando è stato approvato. E mi è stato detto, ma come logica però vi voglio dire vuole, non è una... L'hub è il presidio centrale, deve essere quello dove convergono i livelli di criticità maggiori. Quindi in questo caso Campobasso. Questa attività è quella che noi abbiamo messo in atto. Poi, ripeto, se ci sono volontà diverse e si dà mandato all'azienda sanitaria di fare diversamente, l'azienda sanitaria farà diversamente.